Benvenuti o bentornati su Fantapolenne e benvenuti al commento alle pagelle del posticipo del lunedì, del posticipo di San Valentino che si è giocato tra Spezia e Fiorentina. Partita che era interessante perché comunque lo Spezia veniva da un periodo clamoroso a livello di risultati, a volte anche di prestazioni. Ha ottenuto anche dei risultati tipo la partita a Napoli o a Milano, dove sono stati gli episodi a permetterle di strappare i punti perché avevano dominato Napoli e Milan, però è normale, sono squadre più forti. Ma lo Spezia ha giocato bene nell'ultimo mese e mezzo, ha ottenuto tanti risultati positivi, era una squadra insomma in striscia positiva. Fiorentina, che invece è squadra molto altalenante, molto discontinua, che viene da un periodo invece in campionato assolutamente non positivo, con risultati prevalentemente negativi, che da quando ha ceduto Vlahovic ha perso, diciamo, il riferimento offensivo e sta cercando nuove trame offensive per essere pericolosa, e arrivava la partita anche con due assenze, i due titolarissimi che sono Bonaventura e Torreira, che io sono tifoso della Fiorentina, le partite le ho viste tutte. Bonaventura secondo me non è che dia sto grande contributo alla manovra della Fiorentina, è un giocatore un po' come Callejon che ti dà dei riferimenti in campo, ma poi alla fine palla al piede, ha spesso perde anche dei tempi di gioco. Insomma, un giocatore secondo me non dà niente, ecco, alla Fiorentina. Torreira invece è un giocatore che dà grande equilibrio e non essendoci più Pulgar che sta sostituito, dovendo giocare Amrabat in quel ruolo che non è il suo ruolo, insomma, Fiorentina arrivava anche un po' rimaneggiata a centrocampo. Quindi era una partita assolutamente non scontata, anzi, era una partita molto equilibrata e mi aspettavo una partita equilibrata. Sono stato veramente tanto, ma tanto, tanto, tanto deluso dallo Spezia, che ha fatto forse la peggior partita dell'anno. Più che altro ho visto uno Spezia ingiustificatamente remissivo, soprattutto nel primo tempo, cioè una squadra che ha giocato tutta in difesa. Nonostante la formazione schierata fosse tutto tranne che difensiva, è stata tutta in difesa, ma senza pressare, cioè lasciava la Fiorentina giocare tranquillamente, senza nemmeno andarle a infastidire il giro palla. E poteva essere invece una cosa funzionale, perché i giocatori della Fiorentina non sono ultra tecnici, quindi se li vai a pressare, ci sta che possano anche sbagliare la giocata e perdere palla, come è successo in occasione del gol di Agudelo, che si è andata a pressare Amrabat si è incartato e ha perso palla. Poi è una squadra, la Fiorentina, che gioca molto alta di baricentro, quindi se tu pressi il centrocampo e recuperi palla, puoi fare anche una transizione offensiva molto efficace, perché magari ti basta una verticalizzazione e va in porta. Insomma, la Fiorentina ha subito tanti gol così, quindi l'atteggiamento dello Spezia assolutamente ingiustificato, anche perché la Fiorentina non stava facendo una partita di grande livello sotto il profilo dell'intensità di gioco, stava giocando, stava passeggiando per il campo, cercando di trovare lo spazio per la giocata vincente. Quindi Spezia veramente ignustificato, una partita ignobile. Nel primo tempo ha fatto tipo il 25% di possesso palla. È stranissima questa prestazione. Probabilmente si aspettava una Fiorentina più arrembante, Thiago Motta, non lo so, però ha sostanzialmente regalato la partita agli avversari, che con il minimo sforzo, facendo una partita al piccolo trotto, portano a casa una vittoria che poi tutto sommato è meritata, perché lo Spezia veramente non ha fatto niente. Quindi male, veramente male. Ora la classifica non è drammatica, perché comunque con il filotto che è stato fatto lo Spezia è tranquillo, è relativamente tranquillo, diciamo è nel gruppone di quelle che lottano per salvarsi. Però, ecco, questa è stata veramente una brutta prestazione che va cancellata in maniera assoluta, perché perché così non è l'atteggiamento di affrontare partite contro squadre alla portata, perché la Fiorentina è una squadra assolutamente alla portata dello Spezia, e l'atteggiamento che ha avuto lo Spezia è di squadra inferiore, di squadra che ha paura, e con questo atteggiamento alcune partite le butti via. Cioè, questa partita lo Spezia poteva tranquillamente strappare almeno un punto e invece non ha fatto niente, ecco, per portare punti a casa. Per cui se l'è meritato, ecco, lo Spezia di perdere, più di quanto non si sia meritata la Fiorentina di vincere, perché la Fiorentina contro una squadra così remissiva avrebbe dovuto schiacciare l'avversario. Invece
ha avuto molta fatica a trovare occasioni da gol limpide, pulite. Però lo Spezia è veramente, veramente imperdonabile. Quindi le pagelle dello Spezia saranno negative, ve lo dico subito. Per quanto poi è difficile andare a dire questo giocatore ha fatto male, questo giocatore ha fatto male. È stato proprio l'atteggiamento di squadra che, cioè, io non do mai il voto all'allenatore, però se dessi il voto all'allenatore, ecco, Thiago Motta prende 3 in questa partita, perché veramente non ci sta che magari la squadra giochi male, però cerca di dare una scossa, magari anche nell'intervallo, negli spogliatoi, fai dei cambi che cambino l'inerzia della gara. Invece nulla proprio, cioè Thiago Motta proprio ha osservato la sua squadra soccombere, e quindi secondo me sta partita l'ha proprio fatta male l'allenatore, che è un allenatore che io sul mio canale difendo da inizio anno, perché è stato secondo me ingiustamente criticato, e quindi l'allenatore che a me piace, Thiago Motta, però oggi, cioè ieri, veramente, veramente brutta, brutta prestazione dei suoi. Per quanto riguarda la Fiorentina, invece Fiorentina che con un centrocampo rimaneggiato fa comunque la sua partita, e bene, 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 tanto bene Nico Gonzalez, che ieri ha fatto forse la sua miglior prestazione da quando è a Firenze, e in una posizione atipica perché ha giocato più centrale. Di solito parte molto esterno, invece ieri ha giocato più centrale, è stato molto più pericoloso in quella zona di campo di quanto non lo sia stato partendo dall'esterno. E squadra che non ha praticamente rischiato nulla, ha rischiato in due circostanze, quella del gol di Agudelo e poi un'altra che è stata un'altra palla persa da Nico Gonzalez in quel caso, con il contropiede dello Spezia 3 contro 2 che si è concluso con un tiro di Colley al lato. Quindi, insomma, sprecato, ecco, il secondo contropiede dello Spezia. Però Fiorentina rischia veramente tanto in queste circostanze. Cioè, ha preso un gol su una palla persa che, io dico, Amrabat ci sta che possa perdere un pallone, no? Nel senso, è un giocatore che tiene tanto palla, quindi un pressing funzionale può anche arrivare. Però è ingiustificabile che un giocatore che conquista palla sul pressing su Amrabat, va diretto in porta, faccia 50 metri di rampo senza essere contrastato. Cioè, stai vincendo 1-0 fuori casa, manca un quarto d'ora. Non mi sembra il caso, ecco, di giocare tutti nella metà campo avversaria in questo modo. Però tanto parlo con un muro, nel senso, Fiorentina da inizio anno che è così, prendere o lasciare. E a me non piace come gioca la Fiorentina, non mi piace il gioco offensivo che ha questa squadra, che è tanto 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 orientato alle giocate individuali dei suoi giocatori d'attacco, o di chi si trova in posizione d'attacco in quel momento, però non c'è un gioco fluido, la squadra non si trova bene. Cioè, secondo me l'italiano non sta facendo un bel lavoro sulla panchina fiorentina, da inizio anno lo dico e non sto vedendo dei progressi. Però è una squadra che sicuramente è viva, perché comunque a livello mentale reagisce spesso, trova forza e coraggio anche in situazioni palesemente negative, perché ad esempio 3 giorni fa in Coppa Italia in 10 è riuscita a vincere, contro una squadra più forte come l'Atalanta, ieri subisci il gol a 15 minuti alla fine sull'unico tiro in porta dei tuoi avversari, eppure trovi comunque la forza di spingere, perché sì che poi il gol arriva al 90°, ma comunque la Fiorentina aveva creato dei presupposti, cercando di spingere in blocco, cioè hanno cominciato a salire anche i centrali, i terzini. La squadra mentalmente sta molto bene, c'è un bel gruppo, manca un po' di gioco, un pochino di orchestrazione, di manovre d'attacco che in questa squadra mancano, sinceramente. Andiamo alle pagelle delle due squadre, partiamo come sempre dalla squadra di casa. Allora, Provedel, 6 più perché attento sul tiro a giro di Nico Gonzalez, parata anche un po' per i fotografi, perché comunque quei tiri lì sono più facili da parare per i portieri rispetto a quelli raso terra, però è attento, non è, era un tiro ben angolato, quindi 6 più per Provedel. Amian, 6 meno, 6 meno perché attacca poco e perché è un po' disattento in occasione del gol, del primo gol della Fiorentina, perché Malè comunque attacca la sua zona di campo e Amian non c'è, non si sa dove sia, quindi 6 meno per Amian. Dall'altra parte Rezza, peggiore in campo, procura un calcio di rigore stupido, nel senso che affonda un tackle dove non ha senso affondarlo, e poi non spinge nulla. Veramente non spinge niente, anche falloso, si prende anche il cartellino giallo, insomma Rezza veramente male ieri, quindi 5 pieno,
E per un giocatore che io stimo tanto, ma che ha fatto male. Quindi peggiore in campo, Rezza. Difesa, Nicolau, 5 e mezzo. Non benissimo, ecco. Ieri la Fiorentina è affondata quasi sempre in quella zona di campo, per cui gli do 5 e mezzo, assolutamente non aiutato da Rezza. Però la marcatura su Piontek, che in occasione del primo gol doveva essere sua, e invece lui non c'era lasciato libero. E ovviamente è stato bravo Odriozola a inserirsi in area e a mandare in tilt le marcature della difesa dello Spezia. Migliore in campo dello Spezia per me è stato Erlich. Ha fatto una partita di grande prorompenza fisica. Ha fatto degli anticipi fondamentali, anche uno su Milenkovic che si stava involando verso la porta, quindi veramente Erlich è l'ultimo a mollare dei suoi. Io non so a chi attribuire le colpe in occasione del gol di Amrabat, perché Amrabat riceve palla da Cabral sulla fascia, si accentra, chi è su di lui non mi ricordo chi è, ma non gli va addosso, cioè lo lascia accentrarsi tranquillamente, la difesa non sale, cioè proprio Amrabat con una lentezza disarmante si sposta il pallone, prende la mira, carica il tiro. Non va bene, cioè a un minuto dalla fine bisognerebbe saltargli addosso al giocatore per evitare che calci in porta. È l'atteggiamento proprio dello Spezia ieri che è stato inqualificabile. Però Erlich secondo me è stato il migliore dei suoi, gli do 6 e mezzo. A centrocampo, Sala, partita senza infamia e senza lode, 6. Kivior, 5 e mezzo, poco filtro. Fiorentina centralmente è passata spesso, Nico Gonzalez probabilmente lo doveva tenere lui e non ci è mai riuscito, quindi gli do 5 e mezzo. Maggiore mi ha fatto pena, vi dico la verità, un giocatore che io adoro mi ha fatto pena, è un giocatore che era l'unico che provava a fare pressing, veramente, cioè quando la Fiorentina aveva palla l'unico che provava a pressare il giocatore Fiorentina da solo era Maggiore. Mi ha fatto tenerezza perché ha un attaccamento alla maglia veramente lodevole. Ha provato a fare di tutto per cercare di aiutare una squadra che non stava facendo niente per portare a casa il risultato, però ha giocato male. Ha giocato male, ha fatto tantissimi falli, graziato dall'arbitro perché un cartellino giallo al 12° fallo te lo puoi anche prendere, e ha perso anche dei palloni pericolosi, tra cui quello da cui nasce il gol dell'1-0. Quindi si è ritrovato un po' abbandonato dai compagni, lui da capitano. Ha cercato di trascinare la sua squadra, però nel cercare di farlo ha fatto danni. Quindi sono costretto a dargli 5, la prima insufficienza grave che do a Maggiore da quando ho aperto il canale di YouTube, perché mi fa male dargli un voto così basso, è un giocatore veramente eccezionale, però ieri veramente male. E Tridente, Jasi 5,5, perché dei tre è il più colpevole. Cioè, palle in quella zona di campo non sono arrivate, quindi sono anche quasi ingiudicabili, no? I giocatori d'attacco dello Spezia. Però Jasi è quello che ha maggiori caratteristiche di tutto campo, cioè un giocatore che nasce esterno in un 4-4-2, quindi avrebbe potuto arretrare per aiutare i compagni, mentre invece da Verde e Magnai non mi aspetto questa manovra, perché sono giocatori puramente offensivi, quindi se la palla rimane sempre nella metà campo tua è normale che Magnai e Verde non toccano palla. Mentre invece Jasi è un giocatore che poteva scendere a dare una mano, non lo ha fatto, quindi lo colpevolizzo di più, 5 e mezzo per Jasi. Come ho detto, Magnai senza voto. Non gli do nemmeno il voto. Sai come quando al portiere non arrivano tiri in porta e gli dai senza voto? Uguale a Magnai. Non sono arrivati i palloni nella sua zona. Che deve fare sto Cristo? Quindi, senza voto per Magnai. E Verde, 6 meno, perché lui qualche pallone l'ho avuto, però non è riuscito a concretizzarlo. Nei primi minuti ha conquistato calci d'angolo, poco altro. Subentrati, Nzola uguale a Magnai senza voto, nessun pallone giocabile. Colley 5 e mezzo perché spreca la palla del possibile 2-1 per i suoi. Agudelo 6 e mezzo perché comunque pareggia l'unica palla gol avuta, per cui cinico Agudelo che punisce la sua ex squadra, quindi 6 e mezzo. Fiorentina, Terracciano senza voto, non è successo niente, insomma, nelle sue zone. Odriozola 6 e mezzo perché il gol dell'1-0 praticamente lo costruisce lui. Conquista palla su Maggiore, andando a pressare Maggiore, e poi spinge verso l'area di rigore, mandando in tilt la difesa avversaria. Fa il velo che libera Piontek, che ha porta vuota. Spinge in porta il gol dell'1-0. Quindi il gol dell'1-0 è tanto merito di Odriozola, per cui lo premio per questo. Poi è una partita
normale, nel senso in fase difensiva non deve fare nulla, in fase offensiva non crea niente, quindi è una partita anonima quella di Odriozola, ma quella in quella circostanza fa una grandissima giocata continuativa, quindi 6 e mezzo per Odriozola. Biraghi 5 e mezzo. 5 e mezzo perché vicinissimo al gol olimpico su calcio d'angolo fa un capolavoro e colpisce la traversa, però poi tantissimi cross sbagliati, battere calci d'angolo imbarazzanti, a parte quello del tentativo di gol diretto, ha battuto un angolo più brutto dell'altro, cross tutti sbagliati e soprattutto poco prima del gol di Amrabat, un paio di minuti prima, si presenta davanti alla porta e con due compagni in area di rigore completamente soli che avrebbero spinto tranquillamente e facilmente in gol il suo assist, tira da posizione defilata e non trova nemmeno lo specchio a porta, quindi è una scelta sbagliata, cioè una scelta da stupido. E quindi la sufficienza non gliela do. 5 e mezzo per Biraghi. Milenkovic e Igor. Allora, Milenkovic gli do 6 più perché ha fermato un paio di ripartenze dello Spezia con il suo fisico. Igor gli do 6. E comunque poco impegnati entrambi. E a centrocampo Castrovilli. Castrovilli. Gli do 6. Allora, partita un po' da fantasma. Un po' tipo quelle di Bonaventura, insomma, la solita partita da mezzala della Fiorentina che fa po' o nulla. Però è bravo a verticalizzare subito in occasione del gol di Piontek, quindi accelera, ecco, fa una giocata rapida, che è quello che spesso manca a questa squadra, giocare a due tocchi. Quindi recupera, cioè, Fiorentina recupera palla con Orriozola, palla arriva a Castrovilli, stop e passaggio immediato. Quindi aver guadagnato un tempo di gioco ha permesso alla Fiorentina di andare in gol. Quindi gli do 6 per quel passaggio. Stessa cosa che faccio a Malè. Malè fa un bel controllo perché il passaggio di Castrovilli non era facile da stoppare perché era molto potente. Fa un bel controllo palla, un bel cross, però è l'unica cosa che fa in partita Malè. Quindi, come per Castrovilli, bella la giocata in occasione del gol, ma più di 6 non gli posso dare. Amrabat. Allora, fa la stronzata in occasione del gol di Agudelo, però rimedia facendo gol. Quindi io il gol del 2-1 e il gol che sostanzialmente procura lui perdendo palla sul pressing di Agudelo si annullano nella mia valutazione, quindi valuto la prestazione di Amrabat evitando di valutare l'errore sul gol e il gol fatto, perché sono due episodi che si annullano. La prestazione di Amrabat per me è da 7. Migliore in campo perché? Perché è un giocatore che non gioca mai, che gioca fuori ruolo, che sostituisce Torreira, che è un po' il beniamino dei tifosi, che ha addosso tutta una considerazione negativa, che commette quell'errore lì a un quarto d'ora alla fine che sembra compromettere in maniera totale la partita, trova il gol anche della vittoria, lui proprio si rifà lui e completa una partita secondo me di grande quantità dove ha recuperato tantissimi palloni, ha avuto grande personalità, ha smistato il gioco con buona qualità, quindi per me 7 per Amrabat migliore in campo. Nico Gonzalez, 7 anche a lui però, perché anche lui commette un errore in disimpegno, perde palla sul pressing dello Spezia dove colle e poi sbaglia davanti alla porta. Però fa una grande partita, conquista il rigore, fa una sponda bellissima per Piontek di petto, fa un gran tiro dove prove delle attento, insomma gioca bene, conquista punizioni, gioca bene Gonzalez, gioca bene e ripeto è stata forse la sua miglior prestazione da quando è a Firenze perché è in partita di livello per tutti i 90 minuti, quindi 7 anche per Nico Gonzalez. Piontek, 6 più? 6 più perché sbaglia il rigore, però si rifà facendo gol. Dà una bella palla a Milenkovic che poi viene rimontato da Erlic e fa una partita comunque nel vivo del gioco, cioè Piontek è nel vivo della Fiorentina, si trova bene e gioca bene, gli do 6 più perché il gol e il rigore sbagliato si annullano come nel caso di Amrabat, insomma il rigore sbagliato è grave, perché una cosa è il portiere che te lo para, una cosa è non prendere lo specchio, cioè è sbagliarlo te, quindi a me non piacciono, ve l'ha detto anche un mio amico, insomma non piacciono i
I rigoristi che guardano il portiere, che rallentano la corsa, guardano il portiere, ma te tira come sai e non lo può parare il portiere se tiri bene. Anche perché ora c'è sta regola che devono tenere i piedi sulla linea della porta, quindi praticamente è imparabile se te angoli bene il tiro, se sei sicuro di cosa fai. Guardare il portiere e rallentare la corsa, secondo me, è sinonimo di insicurezza e non va mai bene. Piontek non è un rigorista eccezionale, ha sbagliato due rigori di fila, perché anche in Coppa Italia aveva sbagliato il rigore e poi aveva segnato sulla ribattuta, insomma. Forse è il caso di cercare un altro rigorista nella Fiorentina. Non so chi possa essere, perché anche Biraghi non è che sia sto granché. Bisogna trovare. Forse Torreira potrebbe essere un buon rigorista. Allora, Sottil, peggiore in campo, 5,5. Marcato bene dallo Spezia, nel senso che c'è sempre il raddoppio su di lui. Però ha avuto qualche occasione in cui poter fare qualcosa di buono, invece no, è stato molto impreciso. 5,5 per Sottil. Saponara, ingresso in campo abbastanza anonimo, quindi 6. Ikoné, 5,5 perché si mangia il gol davanti alla porta che poteva chiudere la partita. Poi la squadra ha vinto lo stesso, però Ikoné era arrivato davanti alla porta e ha svirgolato con il piede non suo. Quindi già, Gonzalez ha fatto anche l'assist a Ikoné, che poi ha bruciato tutto, quindi 5,5 per Ikoné per quell'errore. Cabral, 6, è entrato bene in partita, ha dato la palla a Mrabat che poi lui trasforma in gol, per il fantacalcio e assist, nelle mie pagelle è poco considerato perché è un passaggio orizzontale, insomma, è niente di che, però è entrato bene in partita, molto, molto voglioso, grintoso, mi è piaciuto il suo ingresso, quindi 6 per Cabral. Duncan invece male, 5,5, è entrato in partita, ha sbagliato quasi tutti gli appoggi, ma soprattutto ha conquistato pochi palloni e ha perso anche dei contrasti. Un giocatore che sicuramente è stato messo in campo per quello e non ha rispettato le aspettative. Quindi 5,5 per Duncan. Queste sono le mie pagelle di Spezia Fiorentina. Se vi sono piaciute, se vi è piaciuto il commento, iscrivetevi al canale, scrivetemi nei commenti quello che non vi torna, se avete opinioni diverse rispetto alla mia, mi piace confrontarmi con altre persone. Ci vediamo ai prossimi video della settimana. Ciao a tutti!